quasi 2 milioni di musulmani presenti in Italia, 4 le moschee riconosciute dallo Stato. Fondata alla fine degli anni Ottanta alle porte di Milano, quella di Segrate è la prima moschea con cupola e minareto ad essere stata aperta nel nostro paese. Nel 2013 viene inaugurata la moschea di Ravenna, costata 1.300.000 euro, finanziati in gran parte dall'Emirato del Qatar. Proprio da qui, secondo il Viminale, sarebbe partito il maggior numero di combattenti per la Siria. E questa è l'ordinanza di arresto dell'ultimo Foreign Fighters, in cui si legge chiaramente che il soggetto aveva manifestato l'intenzione di recarsi in Siria per unirsi alle milizie islamiche. Valdelsa, in provincia di Siena, ecco la grande moschea in queste immagini di RTV38. Per la sua realizzazione la comunità islamica poté contare non solo sui soldi arrivati da Arabia Saudita e Qatar, ma anche da un cospicuo finanziamento del Monte dei Paschi. E poi c'è la grande moschea di Roma, la seconda dell'Occidente. Ma ci sono almeno un migliaio di realtà non ufficiali. A Rimini, all'interno di un palazzo, una vera e propria moschea, in un quartiere ormai completamente abitato da stranieri. Ecco come si presenta la strada principale del borgo, proprio di fronte alla moschea, durante la preghiera del venerdì. Per la gente non è neppure possibile passare. Qui siamo a Milano, in una delle tante moschee abusive allestite negli scantinati dei palazzi. Per la preghiera e quant'altro loro vengono da quella discesa, che è la discesa delle auto, e vanno all'interno di questo magazzino che sta qui sotto. Difficile individuare chi frequenti questi centri. In quello di Bergamo, a Zingonia, predicava il presunto capo della cellula italiana di Al-Qaeda, arrestato qualche mese fa. Roma, quartiere Centocelle, uno scantinato adibito a moschea e menzionato dal Viminale per rischio terrorismo. E noi volevamo capire il perché, però, quindi siamo venuti così. Perché va via, però? Ma la lista delle moschee abusive considerate a rischio è lunga. Varese, moschea Omar al-Farouk. Como, centro culturale Domenico Pino. Milano, comunità di via 40 e moschea di via Le Jenner. Belluno, moschea Ponte delle Alpi. Roma, associazione Al-Huda. Napoli, moschea di Piazza Mercato. Catanzaro, moschea di Sellia Marina. E diventa impossibile individuare il confine tra luogo di preghiera e campo di reclutamento per estremisti.